Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay It, rubrica numero 9 per quanto riguarda il Non Vedo L'Ora, sarà l'ultima di quest'anno, perché ormai stiamo parlando di giochi migliori 2019-2020, ormai è finito e quest'anno è finito, a dicembre tireremo un pochino le somme di quelli che sono stati i migliori giochi portati e questa è l'ultima. E appunto perché è l'ultima vi porterò il doppio dei giochi, quindi arriveremo a un totale di 30 giochi proposti in questa rubrica. 9 puntate che avete apprezzato tantissimo, poi vedremo un attimino cosa fare. Primo gioco che vi porto oggi è Occupy Mars The Game, gioco che uscirà il 23 marzo 2020, non avrà l'italiano almeno all'inizio e sembra essere veramente figo, benché non innovativo, insomma, si parla di colonizzare Marte, occupare Marte, ricorda un pochino anche Empyrean. E un sacco di altri giochi simili. È una simulazione, è un sandbox. Vedete, le animazioni sembrano molto ben fatte, quindi insomma, anche la riparazione dei circuiti sembra essere davvero figo. Secondo gioco l'ho scoperto grazie a Facebook, è Captain Bones. Sembra un gioco un po' con la grafica di non saprei neanche dire che cosa. Wildlands forse, prende anche un pochino da Zelda, forse come sistema di combattimento, insomma, potremmo navigare, potremmo essere dei veri e propri pirati, andare nelle città, dovrebbe avere comunque anche il crafting, il combattimento, la pesca, insomma, un po' di attività secondarie, quindi è senz'altro un gioco molto interessante. Ora passiamo alle simulazioni, abbiamo Restaurant Flipper, come diciamo qualcosa di praticamente già visto. Prendiamo un locale, un ristorante, è un po' come House Flipper alla fine. Prendiamo un ristorante, lo distruggiamo, lo rifacciamo come meglio crediamo e poi iniziamo ad arredarlo e apriamo alla fine il locale, scegliamo tutto l'arredamento, insomma, e poi lo proponiamo ai clienti. Non è giusto per appassionati, non è che sia un capolavoro di quelli irrinunciabili, però insomma potrebbe dire la sua. Poi abbiamo Curious Expedition 2. Ah, tra l'altro non vi ho fatto vedere prima, è in italiano e si parla di Coming Soon, quindi chi lo sa. Curious Expedition 2 invece, 2020, avrà l'italiano, come l'ha avuto parecchi mesi dopo l'uscita Curious Expedition 1, il primo capitolo, e qua andremo a fare gli esploratori, quindi organizzeremo le nostre spedizioni. Un gioco veramente ben fatto, almeno se è un decimo di quanto è ben fatto il primo capitolo, diciamo che ne varrà sicuramente la pena. Organizzeremo la nostra spedizione, organizzeremo le nostre risorse, il cibo, le scorte, insomma, e andremo a scoprire il nuovo mondo, insomma, una cosa del genere. Il prossimo gioco che sto per mostrarvi potrebbe essere un'autentica boiata, come un autentico capolavoro, ed è How Do You Like It, Elon Musk. Costruiremo il nostro cosmodromo, quindi organizzeremo le nostre missioni spaziali innovative e un po' come fa SpaceX. Quindi insomma, ve la butto lì. 2019, le rilascio, vedremo, non avrà l'italiano. Vedremo, insomma, gran mistero. E per compensare questo gioco che è un autentico mistero, vi porto Kerbal Space Program 2. Esce inizio dell'anno prossimo, spero. Sarà un gioco che cambierà radicalmente alcuni aspetti, prima di tutto la grafica, che sembra essere molto più bella, e soprattutto aggiungeranno i viaggi interspaziali. Quindi andremo nella fantascienza nuda e cruda. E pura, perché in pratica potremmo viaggiare da una stella all'altra grazie alla velocità di curvatura, insomma, o il salto nell'iperspazio, vedete un po', e quindi esula un pochino da quello che è il realismo del primo capitolo. Non vedo l'ora, come dice la rubrica. Ragazzi, grazie e alla prossima. Ciao ciao.